La partita solita del Napoli, che speriamo non faccia come negli anni passati, c'è un primo tempo discreto, un secondo tempo 20 minuti di dormitorio assoluto. È assurdo prendere due gol così, cioè il rigore forse, vabbè, ma quella seduta a terra di Koulibaly su Muriel è stata proprio una cosa. Sarri bisogna dare tempo che le sue idee vengano metabolizzate per poter essere messe. Certo, non è arrivato il principe azzurro con la bacchetta magica che risolve i problemi del Napoli. Niente, ho visto una partita, un Napoli superbo al primo turno, al secondo turno addormentati. La difesa fa acqua, ci vuole un rinforzo in difesa. Il primo tempo giocato in modo bene, Napoli sembrava vincitore. Il secondo tempo da un errore difensivo, cioè come tutti abbiamo visto un rigore stupido, in modo stupido, purtroppo è andata così. Da allora Napoli si è demotivato un po'. Poi il continuo è stato solo un Carvaggio, niente di chissà che. I giocatori ci hanno messo tutto, però finita 2-2. Non si può giocare così, si deve giocare. C'è qualcosa che non va nello schema, nella difesa che fa sempre gli stessi errori. Le persone sono sempre le stesse, ci vogliono giocatori di qualità. Fondamentalmente, primo tempo da Leoni, al secondo tempo mancava qualcosa, è stato un blackout di 5 minuti, qualcosa di surreale. Io penso che Sarri non sia all'altezza di guidare questa squadra. Troppo da provinciale. Forse è presto ancora per giudicarlo, al momento la situazione non è delle migliori, però probabilmente bisogna ancora un altro pochettino di tempo. Il callo, no? Il primo tempo di discreto, il secondo tempo c'è stato un calo sensibile e probabilmente ho qualche dubbio sui cambi che ha effettuato.